basta, Sammy, una curiosità insomma di noi italiani appassionati di tutto quello che ci hai mostrato sul campo. Abbiamo anche visto che nel femminile, così come nel maschile, quando c'è un calciatore, una calciatrice che dice addio, e in questo caso può essere un capitano, è successo con la Giacinti nel Milan proprio in queste ore, possiamo dire, cosa succede ai giocatori che restano quando vedi che è il capitano che dice addio e lascia la nave? Va bene, quanto perdi tu capitano, io l'ho vissuto due volte, quanto ho perso i più grandi capitani che aveva la Roma in tutti i tempi, quanto ho perso Francesco Totti e De Rossi, ho pianto davvero tanto, perché erano talmente legati del gruppo, erano talmente tutti i giorni insieme, e per me una squadra, quanto perde il suo capitano, perde tanto. Perde a livello della presenza dentro la spogliatoia, la presenza dentro la partita, la personalità. Adesso penso che viveranno anche loro lo stesso discorso. Ti potrà dire anche per Luigi Pato, abbiamo visto nelle ultime ore anche il Napoli, la tua ex squadra, Costas, dire addio a Insigne. Insomma, questa è sempre situazione che... È fondamentale, ma ti manca l'Italia, adesso è ancora presto, poi siamo vicinissimi. Però hai passato degli anni meravigliosi, due città ovviamente molto importanti. C'è un ricordo ricorrente? Io un sospetto ce l'ho. Ce l'ho tanti ricordi, il più bel ricordo sono per me è stata la qualificazione semifinale con la Roma e la Coppa che ho vinto con il Napoli, che era il primo mio trofeo nell'Italia, è sempre bello vincere. Però il più grande rammarico era che non abbiamo passato in finale di Champions League, perché dal mio punto di vista meritavamo di passare nel finale del Champions League. Anche sulla prima partita non abbiamo fatto bene, come ricordate, sulla seconda c'erano legati due rigori, un rosso per il Liverpool, non lo so se lo ricordate bene, però ce lo ricordiamo, la verità era che la Roma meritava di passare nel finale del Champions League. È vero. Senti, Costas, io so che non hai molto tempo e volevo chiederti solo così velocemente, innanzitutto, quanto conta una coppa, vincere una coppa. Tu l'hai vinta con Napoli, l'abbiamo ricordato, oggi si sta giocando la finale di Supercoppa femminile, è importante, no, vincere trofei extra campionato per motivarsi, no? I calciatori per questo stiamo lottando, alcuni stanno lottando per salvarsi, alcuni stanno lottando per vincere un trofeo. Vincere sempre è sempre bello, per questo andiamo in campo solo per vincere, e quando vinci un trofeo lo ricordi per sempre. Io tutti i trofei che ho vinto, io, fortunatamente, li ricorderò per sempre. Con l'Olimpia un calciatore anche... ricorda sempre, vuole ricordare sempre i successi che ha avuto, no? Non le cadute. Lo so, anche se quelle fanno crescere, noi sappiamo, hai vinto ovviamente anche con l'Olimpia. Costas, velocemente, torneresti a Roma se ti richiamassero? Adesso no, perché sto nella mia squadra, che la voglia che avevo di tornare nella mia squadra. Già. Però la Roma rimarrà per sempre nel mio cuore. Ho vissuto anni bellissimi, i tifosi mi hanno amato, li ringrazio, la società, i miei compagni. Ho avuto la fortuna di giocare con i due più grandi italiani, per me tra i più grandi italiani della storia del calcio, con Daniele e con Francesco Totti, per questo mi sento molto fortunato. Sono ricordi che sicuramente restano indelebili, eterni come l'eterna in Roma. Grazie Costas, allora in bocca al lupo per la tua avventura di nuovo con l'Olympiacos, noi ti seguiamo e grazie, ti lasciamo vedere. Grazie a voi, in bocca al lupo a tutte le femmine che giocano il pallone, e spero che diventeranno... Il calcio femminile diventerà così importante come il calcio Grazie, nostro, Costas. Perché davvero, davvero il calcio è lo sport più vero del mondo. È bellissimo il tuo messaggio. Quando vuoi noi siamo qui. Grazie Costas. Allora salutiamo Costas. Grazie Francesca, ciao, un abbraccio. Salutiamo.